Fino a pochi anni fa sembrava destinato alla chiusura, invece l'ospedale Lassaria di Lucera ha assunto un ruolo importante all'interno del Policlinico Riuniti di Foggia, a cui è stato accorpato dall'inizio dell'anno. Grazie anche alle donazioni dei cittadini, le stanze sono state dotate di nuove attrezzature come televisori e frigoriferi. Qui siamo in oncologia e allestire le stanze di degenza che ci saranno di qui a breve con, che ne so, il televisore, con un piccolo frigorifero, con un divanetto, farà sentire meno pesante questo momento di difficoltà che una persona che viene qua vive. Stiamo pensando anche a una convenzione con la biblioteca di Lucera per portare qui tutto l'elenco dei libri che abbiamo. Abbiamo già attivato di fatto 10 posti di geriatria, che sono la mia vecchia struttura del Riuniti, che è stata trasferita alla Staria, e in più avremo 20 posti di medicina e 20 posti di lungodegenza. Siamo nel pieno dei lavori di ripristino ambientale. La nostra azienda, anche su sollecitazione dell'amministrazione comunale, ha inteso dare comunque un segnale in un momento così importante di presenza e di attività. Noi abbiamo preso la situazione dal 1 gennaio 2020, quindi a tutt'oggi abbiamo incrementato di una cinquantina di pazienti l'utilizzo della chemioterapia. Al momento è una chemioterapia solo in regime di day hospital, ma a breve la Staria o il Policlinico di Lucera sarà dotato anche di posti letto per i pazienti dell'oncologia. I posti letto sono circa una decina.